Ciao ragazze, eccomi qui per un nuovo video. Questo è il video sul progetto smaltimento prodotti in collaborazione con Cristina. Vado un pochettino indietro, un attimino in ritardo rispetto alla scadenza che ci diamo, colpa mia, perché non sono riuscita a tornare a Torino non avendo internet a Milano, ma solo sul cellulare non ho potuto pubblicarlo. Bene, cominciamo subito. Qualche prodottino finito questa volta. Allora, io mi sono segnato tutto su questo fogliettino. Ho terminato due gloss di questa palettina. Esattamente questo qua. Questo qua. E questo qui in mezzo. E sto intaccando questo qua sopra. Poi, ho terminato il bianco di questa palettina qua. Terminato del tutto, poi ho terminato il correttore, questo qui me lo sono proprio mangiato fino ai bordi. Questo qui era dell'Avon, quello lì non aveva una colorazione, era per diciamo brufoletti e così qua, ma io lo utilizzavo qua sotto, mi piaceva tantissimo. Ve lo consiglio, provatelo. Non vi parlo di questi prodotti perché non esistono più, quindi è inutile che vi dico provatelo. Ho terminato finalmente questo mascara della Yves Rocher della linea Luminelle. Ora non è più in questo packaging, ma con un altro packaging. Lo scovolino è questo qui. A me è piaciuto tantissimo, ne ho consumati 4-5 anche negli anni passati. Ora ha un altro pack. E se non erro è rosa acceso. Questo qui è un 10 ml per 6 mesi di Pau. Vabbè, io non vi dico da quanto tempo ce l'ho. Ottimo, a me è piaciuto. Ho terminato anche la parte rosa di questo ombretto qua, l'ho finito, ce l'ho fatta. L'ho usato sia come ombretto che come blush. Il rosa era questo così. E nulla, questo qua non si trova in giro, quindi non posso dirvi nulla a riguardo. Poi vi faccio vedere come sono andata avanti con gli altri prodottini, che cosa ho utilizzato. Questo qua non lo sto utilizzando perché stavo utilizzando una cipria, ma penso che adesso col caldo comincerò a utilizzare questo, non metterò più il fondotinta. Quindi non ho utilizzato neanche questa terra qui perché la sto lasciando da parte per terminare l'altro. E questo ombretto bianco e neanche questa palettina, forse ho utilizzato una volta, ma perché voglio mandare altre avanti, semplicemente. Ho utilizzato abbastanza questa palettina, esattamente il color oro e il viola che sto quasi bucando, quell'oro. Poi ho bucato anche il bianco di questa palettina qua, non so come farvela vedere. Questo bianco qua l'ho bucato e sto andando avanti con gli altri. Il mio obiettivo è terminare magari qualche ombrettino. Questo qua l'ho mandato tantissimo avanti. Si è anche bucato, no, non c'è bucato. Si tocca la cialdina anche dal lato. Vedremo di finirlo. Questo qua ogni tanto cade a pezzi, va bene. Poi, questa palettina qua, come vi ho detto prima, ho finito il bianco e sono andata un po' avanti, ma poco con gli altri due perché non mi piacciono proprio. Sono tentata a buttarla quella palettina, ora vediamo. Voi cosa mi consigliate? Puzzicchia, ma non più di tanto, però mi piacerebbe finirla. Ecco, però vabbè. Ho bucato questo fondotinta. Questo qui è quello della Madina, il 404 nel vecchio pack. 8 grammi Light Illusion Foundation. Mi piace da matti perché quando si va a stendere diventa tipo un po' in polvere. Mi piace proprio tanto. L'ho bucato, non so se riuscirò a finirlo perché ora non lo uso quasi mai, eccetto la sera. Poi, questo qui, come vi ho fatto vedere, sono andata avanti. Ho finito quei due e ho attaccato l'altro. Poi questo fondotinta non l'ho praticamente utilizzato, mi sa che rimarrà lì. Neanche questo qua.
Poi andiamo a vedere un attimino i rossetti, se sentite il rumore della lavatrice. Questo qui lo sto scavicchiando, ma l'ho lasciato un attimo da parte perché mi sono, ragazze, buttata, vi dico buttata. Ora magari con questo caldo, il bel tempo, e ho appiattito questo qui che a me mancava pochissimo. Questa è la plastichina che c'è qua, non è prodotto e quindi voglio entrare, scavarlo bene. E poi sono riuscita ad appiattire anche questo, non ci credo, perché con il bel tempo mi piace mettere questi colori accesi. Lo odiavo, lo mettevo, dopo un po' me lo tamponavo, quindi poi andavo a rimetterlo. E me lo so, questi qua me li sono messi in borsetta, però con questo bel tempo ho accantonato altri rossetti, sono andata a utilizzare questi qua. Non lo so, adesso sono indecisa se scavarli, però anche perché questo qua adesso in borsetta non riesco quasi più, vedete, non lo so, con bel tempo mi piacciono questi colori, però questo qua in borsetta ora non riesco più a metterlo e quindi sono indecisa se scavarli da casa, diciamo, se mi passo da casa. Però questa matita qua l'ho temperata una volta, questo blushino l'ho utilizzato un poco, tendo a utilizzare quello là dell'altra palette. Questo gloss spesso mi dimentico di averlo perché non sta qui nella postazione, in questa postazione dove tengo il progetto. Visto che lo tengo in questo modo, ogni tanto lo perdo. E poi voglio aggiungere dei prodottini. Innanzitutto aggiungo un mascara, e questo qui, ecco, mi è volato il mascara, scusatemi, per fortuna c'ho. Eccomi qua. Questo qui della Essence Get Big Lashes, questo qui è extra volume, 12 ml, 6 mesi di POW, e questo qui che ha questo scovolino enorme, enorme, però l'effetto che fa sulle ciglia è questo qua, sto utilizzando da quando ho finito l'altro del progetto, quindi inseriamolo, inseriamo questo. E poi vediamo un po', voglio inserire questa cipria della Tertio, non lo so, l'ho presa al mercato tanto tempo fa per il valore di 1 euro e la stavo utilizzando già e sto quasi toccando la cialdina, questa qua penso di finirla velocemente, quindi voglio mettere il progetto perché non mi piace, non ho una marca particolare. Poi inserisco questo trio di ombretti, tiro qui il bianco che si suicida ogni volta che lo apro, e l'altro sono due rosa, un viola e un rosa acceso. Allora, bene, questa qua mettiamola qua, perché poi voi non sapete, ragazzi, io metto tutto in ordine per farci entrare tutto senza danni. E poi voglio mettere anche io, come Cristina, questa palettina di correttori, che il colore più chiaro è già finito, che adesso sto utilizzando questa, quindi metto questa qui e abbiamo questi altri tre che sono bucati, l'illuminante ancora non è toccato. Questa è la 01 Color Corrector, 4 ml di prodotto, 18 mesi di POW. Vediamo se riesco a terminare qualcosina di questa palettina. E nulla, ragazzi, questi sono tutti i prodotti come sono andati questo mese. Dubito che metà luglio riuscirò a finire altro, perché con questo caldo tante cose non le uso, anche adesso non ho praticamente nulla, neanche la cipria, e continuo a tamponarmi perché quando metto questi rossetti esce fuori e non ho nulla, solo matita, mascara e un rossetto, quindi fa troppo caldo. Nulla, vi mando un bacione, al prossimo video, ciao ragazze.